Salve a tutti e bentornati in The Banner Saga, l'epica nordica che ci sta portando ad affrontare un'apocalisse, l'arrivo dei distruttori. E noi, Rook, capovillaggio da una parte, e da quest'altra parte invece abbiamo un Varl che ha preso il controllo di una spedizione, Hakon, che ha preso il controllo di una spedizione dopo la morte dell'originale comandante. Senza indugiare oltre, vediamo di scoprire che cosa dobbiamo fare. Allora, vediamo un attimo. Gli eroi li abbiamo già sistemati, non dobbiamo più guardare nient'altro. Quindi, vediamo un attimo la mappa, se c'è qualcosa di nuovo o di interessante. Non credo, però si fa sempre la svelta a controllare. Con Rook noi siamo da queste parti, loro invece sono qui, The Wandering Road. Dovrò leggermi un po' tutto quanto, perché è veramente intrigante la storia. Comunque sia, senza indugiare oltre, lasciamo il posto e partiamo. Lasciamo Vedrfell e ci incamminiamo. Abbiamo 65 giorni di provviste. Guarda là, dice Mogr, tra le colline e altri distruttori. Non più di una dozzina, però. Possiamo facilmente passare oppure correre lassù e massacrarli. Ludin ascolta. Questa dozzina di distruttori va in direzione di Strand, dice. Gli chiedi quando ha iniziato a preoccuparsi per Strand. Risponde: io no, pensavo lo facessi tu. Mogra manda alcuni guerrieri a occuparsene. Lo farò, risponde. Speriamo che, siano in grado di ritornare alla carovana. Si precipita a trovare dei volontari. Ludin e i suoi uomini non sono invitati. Ritorni a viaggiare. Non possiamo lasciare un pericolo del genere indietro, dobbiamo per forza reagire. Hakon! Ah, è Ludin, principino. Puoi sentire i pesanti passi di Ludin mentre alzi il campo e ti prepari. Possiamo parlare? Da uomo a uomo? Possiamo provarci. Beh, giusta, giusta risposta. Mi sembra evidente che hai intenzione di uccidere un sacco di distruttori lungo la strada. Ho ragione? Perché lo chiedi? Perché da quando abbiamo lasciato Arberrang i Varl hanno agito come se avessi bisogno di protezione. Non dare per scontato che solo i Varl possano combattere, mi hai capito? Stiamo portando la mia bandiera a Grofheim, la bandiera di Arberrang. Insisto per unirmi alla battaglia. Non me lo sarei aspettato. Quasi squartato al tuo primo incontro e pronto per altri? Come vuoi tu, principe. Mi aspettavo più resistenza. Da Vognir, forse. Mi hanno detto che sei il suo Kendra. Cos'è il Kendra? Forse il suo vice, il suo fidato. Ecco perché sei il capo ora. Una sorta di parente prossimo. Non hai ereditato le sue responsabilità? Perché la linea dura, ragazzo? Non guardarmi più dall'alto al basso. Non ti azzardare. Quando sei vicino ai 200 anni è difficile prendere un ragazzo di 20 anni, giusto? Seriamente. È meglio che inizi a farlo, saremo entrambi re un giorno. Questa è l'ultima cosa a cui ho bisogno di pensare in questo momento. Ludin ti guarda come se gli avessi dato un pugno in faccia. Si dirige alla sua tenda prima di dire qualsiasi altra cosa abbia per la testa. Hai ricevuto alcuni personaggi con sforzo elevato. Non trascurare questo parametro importante. Lo sforzo ti permette di aggiungere più volontà alle tue azioni. Vuoi aggiungere più di una stella al tuo attacco? Aumentando lo sforzo a 3, puoi aggiungere 3 danni a ogni attacco. O muoverti di 3 spazi più del solito. Se hai abbastanza volontà per farlo. Ricorda ogni statistica che è ugualmente importante in combattimento. Sceglile saggiamente. Chi è questa qui? Però prima di andare a parlare con loro, voglio vedere gli eroi. Yrsa. Bersi. Ok, sono i... Va bene. Allora, vediamo di parlare prima con questa donna umana, Irsa. Irsa, giusto? Lei guarda mentre ti avvicini, si tira indietro e punta il pollice verso la tenda di Ludin. No, sono qui per te. Oh, possiamo parlare? Irsa fa cenno di no con la testa, con il sorriso sulle labbra e le palpebre basse. Perché no? Non posso.
In queste due parole curiosamente contraddittorie ricavi due impressioni. Lei ha una bellissima voce, come ossidiana, e questo potrebbe essere una completa perdita di tempo. Ti guarda in attesa. E a proposito delle frecce incendiarie, lei alza un sopracciglio. Varla e fuoco non vanno d'accordo. Ottieni solo un'alzata di spalle. Se hai intenzione di usarle, lancia una freccia, con un movimento del polso così lesto che non lo riesci quasi a cogliere. Improvvisamente un uccello brucia sull'albero dietro di te e cade a terra fumante. Metà del campo si è voltata a guardare. Non dirmi di non farlo. Alla faccia! È una tosta questa. Sei la guardia del corpo di Ludin? No, lui è la mia. Prima che tu possa confonderti, lei scoppia in una risata brusca e rumorosa. Poi ti guarda un po' imbarazzata. Tu sei la sua guardia personale, però. La sua espressione cambia in ovviamente. Come hai fatto a finire con uno come Ludin? Fortuna. Non parli? No. Puoi farlo, invece. Non posso. Sorride calorosamente, godendosi chiaramente il suo gioco. Ti guarda in attesa. Bene, è stato un piacere. Le incrocia le braccia, una mano sul mento e inclina la testa di lato. Alla prossima, Irsa. Hakon. Ti fermi e guardi da sopra la tua spalla. Sono una strega, quindi fa attenzione. Si mette l'indice sulle labbra con un lieve shh. Te ne vai, non del tutto certo su cosa pensare. Questa qui mi sta un po' antipatica, eh? Oppure semplicemente è una che cerca di guadagnare un po' di spazio in un mondo in cui i Varl sono enormi e quindi qualsiasi arma possibile per tenerli buoni è buona. Non lo so. Andiamo a parlare con questo nuovo personaggio. Hai un momento? Come ti avvicini a Bersi, lui abbassa il libro che stava leggendo. Non ti sembrava un tipo intellettuale. Tu sei Bersi. E tu sei Hakon. E almeno questo è chiaro, giusto? Ho alcune domande. Dimmi cosa vuoi sapere. Cosa ci fa un Varla a lavorare per Ludin? Cosa ci fa un Varla a lavorare per un altro Varla? Che differenza fa? Sembra che in questo momento tu sia il capo, quindi fammi un favore e non far uccidere Ludin. Ci tieni a lui? No, ma tu fallo lo stesso. Come hai imparato a combattere? Esattamente come te? Combattendo. Sai cosa voglio dire? Ho derubato commercianti ben difesi per molto tempo. È questo che intendi? Sì, e ora non lo fai più? Adesso ho un mucchio di lavoro. Mazza, che compagnia strana che si porta appresso Ludin. Posso fidarmi di te? Che domanda difficile, dipende da cosa intendi. Chi difenderai se le cose andranno male? Diciamo che cercherò di salvarmi la pelle, e quindi. Questo Ludin lo sa? Ludin non ha nemmeno capito che metà del suo esercito è qui solo per proteggerlo dalla gente con cui parla. Ride alla battuta inaspettata. Bersi sorride, soddisfatto di sé. Cosa vuoi sapere? Non ti tratterrò oltre. Ci vediamo sul campo di battaglia, capo dei Varl. Potresti unirti a noi. Sono dove voglio essere. Non dimenticare ciò che ti ho detto sul mantenere Ludin in vita, capito? Mentre ti allontani, non puoi fare a meno di chiederti se c'era una punta di minaccia dietro a quella seria richiesta. Ammazza, oh, ma sono tutti così simpatici nell'entourage di cosa? Bah. Vediamo un attimo. Se possiamo migliorare le statistiche. Gunnulf? No, ovviamente, però. Ok, questo qui sono i punti esperienza. Mastro di scudi. Promuovi. Continua. Sei sicuro di provare? Sì, certo. Allora, vediamo un attimo. Possiamo migliorare le statistiche. Due punti disponibili. Ok. Possiamo migliorare altri? No. Irsa mi preoccupa abbastanza. Non abbiamo tempo da perdere, signori. Non c'è il marketplace, mi pare, quindi possiamo partire. Leave. Una musica di sottofondo. È molto immersivo come gioco. Non. Sentite il freddo. Sentite il freddo che penetra nella pelle, nelle ossa.
Mentre marcia a fianco dei guerrieri senti una conversazione. Sono felice di calpestare quella feccia come qualsiasi altro Varla, ma non mi sono unito per prendere ordini da Hakon, dice uno. Apparentemente non si rende conto che sei a portata d'orecchio, non voglio nemmeno morire per lui. Rendi nota la tua presenza, ma prosegui oltre. Non sono sicuro che a Vognir farebbe piacere. Ringhia ad alta voce. Il Varl sobbalza mentre tu cammini oltre senza guardare nella sua direzione. A distanza, senti il suo amico ridere della sua sventura. Un leader non sfida i propri sottoposti. Si fa rispettare, che è diverso. Noi lo sappiamo che abbiamo da dimostrare tanto. E non è sicuramente picchiando il primo che parla male di noi che risolveremo la cosa. Appare alla vista un piccolo gruppo di tende. Dall'aspetto sono mercanti. Chiedi cosa stanno facendo qui. Eravamo accampati alla pietra divina più avanti, ti racconta uno. Lasciavamo un'offerta a Dengler, come si usa fare. La sua espressione cambia. E i distruttori hanno cominciato ad apparire dal nulla. Alcuni di noi si sono fermati. Pensavano di essere al sicuro alla pietra divina. Che io sia dannato se so perché. Noi da quando siamo fuggiti stiamo cercando di evitarli. Gli assicuri che la via per strade libere li lascia andare. Si profondono in ringraziamenti. Ah, ok, si profondono in ringraziamenti. Uno si ferma mentre passa. Se passerete da Dengler, potreste farmi un favore. Il fratello di mia moglie si è fermato. Lo riconoscerete da una collana con molti anelli. Se lo vedi, digli che siamo al sicuro a Strand. Annuisci. Dopo poco tempo proseguono oltre. Beh, io spero che la strada per Strand sia libera. Abbiamo lasciato giù dei Varl a combattere. Morale buono, va bene. La carovana rallenta in modo imprevisto. Le parole viaggiano lungo la linea e poi a Mogr che ti dice: i distruttori sanno che stiamo arrivando. Probabilmente ci hanno visti a Verdfrel e hanno fatto il loro solito agguato. Sarebbe stato peggio se fossimo arrivati fra loro arrancando, ma li abbiamo visti prima. I distruttori ti guardano, in attesa di vedere quello che fai. Quando è l'ultima volta che ne hai comandati qualche centinaio, Hakon? Chiede Mogr. Non ci pensare, i guerrieri possono prendersi cura di se stessi. Guerra, quando ti imbatti in più nemici di quelli che il tuo gruppo può gestire, ti impegnerai in una guerra. Dai al tuo esercito ordini militari per adattarti alla situazione, ma tieniti pronto a sporcarti le mani. Rendendo la battaglia più facile per te, ti ritroverai con perdite superiori. Oppure puoi impegnarti in una battaglia più dura, ma salvare più vite. Se sei disperatamente in minoranza, può essere meglio scappare, evitando completamente la battaglia. Ah, carina questa cosa qua. I distruttori sono allineati sul campo di battaglia, armi in pugno. Che bella la cosa qui in alto, il banner, guarda che bello. Una battaglia sembra inevitabile. Fai un rapido conto, ci devono essere almeno 490 dei loro. Tu hai 185 combattenti e 456 Varla al tuo fianco. Anche da qui si possono vedere occhiate nervose tra le file nemiche. Questa sembra una buona occasione per far valere il vantaggio. Formazioni. Comincia a confrontare debolezze e punti di forza, tenendo conto del terreno, del morale e dell'aspetto del mico. Se stai attento, potresti riuscire a tenere bilanciate le tue forze. Dai l'ordine. Inizia a raccogliere le tue forze, raduni i tuoi alleati intorno a te, preparandoti a entrare nella mischia. Carica! Beh, facciamo 3 e 3, dai. Pronto per la battaglia. Ostrega! Scissione che cosa fa? Scissione 1, 100% di probabilità danni, più 1 di forza, più 1 armatura bersaglio, più 1 armatura impatto pesante. Ti è! Muoviamoci. Spostiamo qua. Fine turno. Sono lenti, eh? È vero che sono lenti questi.
Tiè! Questo è un pochino più rapido. Allora, vediamo un attimo. No, possiamo staccare solamente a corto raggio. Va bene, allora, portiamoci avanti. Raduno cosa fa? Da due punti di non è andato a qualsiasi distanza. Quando ne hai te 6. Eccolo qua che intercetta. Ludin. Allora, Ludin caro, tu vai qua. Tu sei a portata, ti dovevo portare qui dietro. Porca miseria, vedi, mi dimentico sempre. Si sono ricompattati, eh. Allora, vediamo un attimo. Tu... Scoria ardente. È una strega per davvero questa! È una cavola di strega per davvero! Tiè! Che bello! Abbiamo fatto più danni di quelli che potevamo fare prima inizialmente. Bene, bene, bene. Porta dolore, rompe l'armatura, più non restituisce il favore per un round. Allora. No. Attacchiamo questo. E lo eliminiamo. E uno in meno. Ouch. Adesso. Vediamo qua. Tempesta. Ale! Ale! Adesso. Porti qua. E diminuiamo l'armatura. Poi Ludin. Cavolo, servi come non so cosa. Ok. Diminuiamogli ancora un po'. Bella la mossa di Ludin, mi è piaciuta tanto. Sette di 15. Spostiamoci e non va bene. Ah. Utilizziamo l'ultimo punto di volontà. Ha diminuito direttamente la cosa. Ok, va bene. Allora. Tu vai qua. Non possiamo attaccare niente, quindi fine turno. Interessante questa cosa qui. Sì, sì. Diminuiscegli l'armatura. Tiè! Bello, perché poi vengono colpiti anche tutti gli altri. Ludin, anche tu. E voglio che lo uccidi. Bella, Ludin! Ok, facciamo Irsa. Pillage! Diminuiamogli la sua bella armatura e adesso lo dobbiamo finire. Perfetto.
Ti prendi un momento per osservare il campo di battaglia. Il nemico viene respinto oltre le linee. Puoi cogliere l'occasione di richiamare tutti e lasciare subito il combattimento. D'altro canto, inseguendo più distruttori, puoi radunare i tuoi combattenti e salvare più vite. Non avrai il tempo di riposare o cambiare il tuo gruppo, ma la possibilità di saccheggiare i tuoi nemici potrebbe anche rivelare oggetti che hanno preso da vite. Tornate indietro prima che si raggruppino di nuovo. I distruttori si tengono alla larga e si disperdono in lontananza. È inutile perdere uomini, dobbiamo solamente penetrare, dobbiamo solamente cacciare e andare avanti. Spero. Perché non possiamo perdere troppa gente. Abbiamo un compito, accidentaccio. Mamma che freddo che mi fa questa ambientazione, è troppo fatta bene. Ludin ha mandato avanti degli esploratori più agili e veloci dei tuoi Varl. Uno corre indietro mentre passi la cima della collina, senza fiato. Lo senti parlare con Ludin. Distruttori, in quella direzione, a un giorno di distanza circa, hanno trovato un villaggio. Gli chiedi cosa stanno facendo. Stanno facendo a pezzi il posto, dice. Forse un migliaio di loro o più, cercando chissà cosa. Questa battaglia sarà più dura del solito. Ludin è insolitamente silenzioso, in attesa di sentire cosa dici. Avviciniamoci prima di fare una mossa. Fai marciare l'esercito lentamente, più silenziosamente possibile. Ci vorrà un'altra mezza giornata prima di poter spiare il villaggio. Quando sarete in vista, preparerai un piano. Ok, ragazzi. Io direi che possiamo fermare qui per il momento con The Banner Saga. Vi ricordo che se vi è piaciuto il video di lasciare un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e condividete. Ci vediamo nella prossima puntata dell'Epica Nordica. Cosa riuscirò a fare? Andrò in attacco? Perderò i miei uomini? O succederà qualche cos'altro? Lo sapremo a breve. Vi ringrazio per essere stati con me. Alla prossima. Ciao a tutti.